Il mosaico è una tecnica antichissima. Ravenna è famosa nel mondo per le sue basiliche che contengono i grandi cicli di mosaico bizantino e si cerca di mantenere ancora oggi viva questo tipo di tecnica artistica. Le scuole di Ravenna insegnano ai giovani come gli antichi eseguivano questi mosaici e come oggi li possiamo ancora realizzare. La tecnica non è cambiata rispetto al mosaico antico perché ancora oggi noi tagliamo i materiali con due attrezzi che sono una martellina e un tagliolo affilati che ci consentono di ottenere questi cubetti che si chiamano tessere. Il materiale è o un materiale naturale, i marmi, le pietre, le rocce, eccetera, per poter realizzare i mosaici dei pavimenti, oppure un materiale in vetro che viene ancora oggi prodotto a Venezia, esattamente come lo producevano gli antichi mosaicisti. Venezia è famosa nel mondo per la produzione del vetro e sono gli unici in grado di riprodurre esattamente gli stessi colori simili ai mosaici originali. Ora, la tecnica in quanto tale è una tecnica molto lunga, molto lenta, però ci consente di ottenere una superficie scabra e irregolare esattamente come quella dei nostri mosaici parietali. Si distende inizialmente un piano di calce, grassello di calce, che è il materiale più antico utilizzato anche per le costruzioni. Su questo piano di calce viene disegnato un segno con un inchiostro ad acqua che ci consente quindi di stampare quello che noi chiamiamo un reticolo, e cioè il disegno che noi dobbiamo andare a realizzare. Dopodiché le tessere tagliate vengono inserite una ad una in questo legante che è morbido e si mantiene morbido per mesi fino ad ottenere la riproduzione del modello che dobbiamo eseguire, ma cercando di mantenere le stesse regole esecutive, quindi andamenti, movimenti, miscele di colori, tutta una serie di piccoli accorgimenti e piccoli segreti che ci hanno insegnato gli antichi che sono stati maestri nel sfruttare al meglio questo tipo di tecnica e questo tipo di materiale. Cose di cui possiamo essere orgogliosi è che a Ravenna si continua a realizzare questa tecnica, questo mosaico, con la tecnica antica bizantina. E quindi oggi il mondo è pieno di mosaico, diciamo, industriale, fatto con le macchine, con i computer, ma le macchine non sono in grado di fare un'opera come questa. E queste cose vengono ancora fatte a mano, e vedete la mia collega, si taglia questo vetro che è prodotto a Venezia ancora come il vetro antico, e poi vengono una per una inserite in un impasto morbido di calce che ci consente di modificare, di fare correzioni, eccetera. E si cerca di copiare non fedelmente il disegno, ma di interpretarlo, di farne un mosaico con tutte le regole relative all'esecuzione di un mosaico. Quindi la tecnica è rimasta invariata, gli strumenti sono gli stessi e ancora continuiamo come antichi artisti o schiavi bizantini. Dobbiamo guardare questo dell'intero e decidere noi che cosa ci sembra più gradevole, no? Allora, possiamo anche decidere di fare tutta la nostra aureola in oro, così come spesso è nei mosaici bizantini. Ma non mi sembrava male fargli proprio solo questa sottolineatura e fare l'interno scuro, perché nel progetto, diciamo nel dipinto, è così scuro. A noi piace di più così, cioè appena accennata, naturalmente in pietra, perché tutto questo fondo è una costruzione architettonica, però volendo la possiamo fare anche così candida, perché nel disegno
questa luce è ben messa in evidenza. Quindi adesso noi continuiamo a lavorare, penso che la faremo così, però se lei da subito dice ah, mi piace che risalti di più, noi la facciamo più bianca, però non vorrei che sembrasse uno spicchio di luna, una luce, questo non sia armonico, però qui potrebbero averci messo le mani dei restauratori e avere cambiato anche questo solito. Ora, una volta terminato il lavoro sulla calce e la calce ci consente anche di apportare modifiche in caso di superfici non gradevoli o di parti meno riuscite dal punto di vista cromatico e del disegno, noi dobbiamo rimuovere questa superficie di mosaico dalla calce, perché la calce, pur essendo il materiale utilizzato dagli antichi, non ci consente di spedire questi lavori o di mantenerli così come li abbiamo eseguiti, e quindi dobbiamo appoggiare sulla superficie del mosaico una tela di cotone con una colla solubile in acqua, e in genere utilizziamo una colla di ossa di coniglio. Incolliamo tutta la superficie con due tele. Una volta asciutta la colla, riusciamo a fare questa operazione di strappo, e cioè è un po' la tecnica del restauro. Togliamo praticamente la tela con tutte le tessere assicurate e da dietro rimuoviamo l'eccesso di calce, perché come vi dicevo la tecnica è cambiata solo nel legante di sottofondo. Anticamente era calce, oggi è sostituita da un cemento. Quindi riposizioniamo questa superficie musiva su un letto di cemento o di adesivi, che sono i nuovi prodotti dell'industria, e poi una volta terminato l'operazione dobbiamo aspettare i tempi tecnici affinché il cemento indurisca perfettamente. Dopodiché possiamo lavare di nuovo la superficie, quindi togliere le tele, togliere l'eccesso di colla, e il mosaico resta definitivo e completato.
in questo caso particolare la richiesta era di realizzare la rappresentazione di Santa Barbara. Santa Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco e tiene sempre tra le braccia un edificio architettonico. La curiosità di questi mosaici è stata proprio che il cliente, il signor Cucco, ci ha chiesto di inserire nelle braccia, tra le braccia della Santa Barbara, due monumenti molto importanti. Il primo è l'Empire State Building di New York, per ricordare determinati momenti importanti, e il secondo è il campanile di